Da venerdì noi saremo aperti con tutte le nostre strutture ad accogliere i nostri ospiti nel miglior modo possibile. Anche la Doganaccia, come nel resto del comprensorio dell'Appennino Pistoiese, si lavora per il vero e proprio avvio della stagione bianca. La neve scesa a dicembre, in occasione del Ponte dell'Immacolata, aveva fatto ben sperare, ma così non è stato. Oggi il quadro è ben diverso. Dopo la nevicata dei giorni scorsi, rafforzata anche nella stazione di Putigliano dall'innevamento programmato. Nel fine settimana ci sarà poi in servizio uno skibus. Dal piazzale Sant'Antonio sotto il paese verrà fino su, facendo fermata lì nella zona del bar della Baita. Almeno anche al ritorno la gente, i nostri ospiti potranno usufruire anche di poter visitare il paese. L'attesa per la stagione è ora positiva, ha spiegato ancora Marco Ceccarelli della società Doganaccia 2000. La stagione con questa nevicata e più l'innevamento programmata, anche grazie all'apporto del comune di Abetone Putigliano, che ha distribuito una serie di innevatori a tutte le società, noi pensiamo di avere di fronte un'ottima stagione. Avevamo iniziato bene, poi abbiamo un po' tribolato nelle vacanze di Natale, ma gli ospiti sono venuti lo stesso e questo è un buon auspicio per arrivare in fondo alla stagione fino a Pasqua in maniera molto buona. Abbiamo fatto una scelta, abbiamo cercato di innevare il miglior modo possibile la maggior parte delle piste possibile, per questo fino a venerdì abbiamo scelto di non aprire. La stagione è iniziata, venitici a trovare, la situazione è ottima, il tempo come vedete oggi è ottimo, le temperature sono ideali e si prospetta veramente una grande stagione. Vi aspettiamo e vi ringraziamo anche per averci frequentato nei momenti più difficili.